sintetizzare in pochi minuti la carriera di Clint Eastwood e del suo cinema, che sia da attore che da autore scrive la storia del suo paese. Ci proviamo. Clint Eastwood è stato ed è ancora oggi un attore che è un'icona indiscutibile per un cinema di genere, e poi sempre all'interno di questo mondo molto particolare dei generi cinematografici è diventato autore raffinato e sensibile. Clint Eastwood è riuscito a dare volto, voce e corpo a personaggi estremi nella loro caratterizzazione, pur definito egli stesso un attore monocorde, con le due espressioni, secondo l'invenzione di Sergio Leone, con e senza cappello. Ma Clint Eastwood ha saputo raccontare, prima appunto da attore, ma anche molto presto da regista, il suo paese, ha saputo raccontare i sentimenti che lo attraversano, ha saputo raccontare l'amore, ha saputo raccontare la vendetta, ha saputo raccontare la difesa dei più deboli, ed è per questa ragione che, pur essendo egli dichiaratamente di destra e appartenente alla destra repubblicana, i suoi film hanno avuto un grande successo in Europa e soprattutto negli ambienti diciamo opposti, politicamente opposti a quelli ai quali lui stesso appartiene. Con il cinema Clint Eastwood è riuscito a dare corpo e vitalità a quel cortocircuito che in qualche modo trasforma anche il reale, il presente, sul quale getta una luce assolutamente differente e inattesa. È per questo che ogni volta che vediamo un film di Clint Eastwood restiamo colpiti e segnati, e convinti ancora una volta che forse l'arte e la politica divergono, o forse ci domandiamo se non divergono, e sia l'arte che riesce a, l'arte del cinema che riesce a compiere questi miracoli. La carriera di Clint Eastwood è cominciata quando lui aveva 25 anni, nato nel 1930 in California. Il suo primo film in quale venne accreditato è del 1955, un film assolutamente dimenticato oggi, che è La vendetta del mostro, per la regia di Jack Arnold. Ma gli annali del cinema per quel film non lo annoverano tra nei suoi crediti, per cui quel film in sostanza va cancellato dalla sua filmografia ufficiale, e il primo film in cui compare ufficialmente è un film che si intitola Francis in the Navy, dove compare per ancora una volta un personaggio che negli anni 50 era molto famoso, Francis il mulo parlante. Uno degli ultimi film della saga appunto è questo, in cui compare Clint Eastwood. Bisognerà aspettare nel 1964 affinché Eastwood possa avere una notorietà insieme a Sergio Leone, diremmo planetaria, con la trilogia degli spaghetti western, che con cadenza annuale dal 64 al 66 il regista romano ha girato con la presenza dell'attore americano, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, e Il buono, il brutto e il cattivo. Da questi tre film si è aperta una carriera febbrile, diremmo, per il nostro regista americano, regista attore americano. Ha girato film di tutti i generi, dai film western ai film d'amore, film di guerra, film perfino musicali, e rapporti nei quali emergevano i rapporti tra padre e figli, che in qualche modo diventerà tema costante nella sua filmografia successiva.